Sulla manovra resta alta la tensione. Il ministro Tria respinge le pressioni e avverte che l'obiettivo deve essere coniugare la crescita con la stabilità finanziaria. Poi assicura che il reddito di cittadinanza ci sarà e spiega che il taglio delle tasse partirà dalle imprese. Di Maio rilancia sulle riforme e insiste per alzare l'asticella del deficit oltre il limite imposto da Bruxelles e polemizza con il commissario europeo Moscovici. Dopo il caos sulle coperture, il Quirinale attende ancora il decreto per la ricostruzione del ponte di Genova collassato il 14 agosto. Il provvedimento arriverà entro oggi, assicura il governo. Sulla responsabilità del crollo continua intanto lo scontro. Secondo la commissione ministeriale, Autostrade sapeva del degrado. La concessionaria contrattacca parlando di mere ipotesi. Sui migranti ancora scintille tra Italia e Francia, Salvini respinge le critiche di Macron che aveva attribuito al nostro paese la responsabilità della crisi. Dal presidente francese non si accettano lezioni di diritto e umanità, rimarca il ministro dell'Interno. Intanto finisce l'odissea dell'Aquarius, i 58 migranti sono a Malta e saranno distribuiti tra Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Ci sono i primi tre arresti per la cruenta rapina nella villa di Lanciano. In manette tre romeni fermati poco prima della fuga, incastrati dalla testimonianza di un'altra vittima e dai video di un bancomat. A Lanciano è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine a caccia del capo della banda. Si tratterebbe di un italiano. Questa sera la sesta giornata di Serie A, la Juventus ancora a punteggio pieno, ospita il Bologna, il Napoli che insegue se la vedrà con il Parma, per la Roma che ospita il Frosinone già ultima spiaggia. Ieri vittoria 2-1 dell'Inter contro una buona Fiorentina, ancora polemiche su utilizzo e interpretazione del VAR. Una buona giornata dal telegiornale della 7. Dunque, a fare il punto è stato proprio il ministro Tria, in pieno pressing da parte degli azionisti di maggioranza del governo per alzare l'asticella del livello di debito sullo sfondo. Innanzitutto l'appuntamento di domani, che è la nota di aggiornamento al DEF, ma poi c'è la legge di stabilità, quella manovra in cui dovranno, dal punto di vista in particolare di Salvini e Di Maio, entrare quelle riforme, quelle promesse elettorali che hanno fatto la differenza nell'urna per molti milioni e di italiani. Dovrà essere una manovra sostenibile, ha parlato il ministro dell'economia di fiducia degli investitori e dei consumatori, e poi un richiamo forse più significativo degli altri, quello che è stato un giuramento suo come ministro dell'economia ma anche di altri ministri all'interesse esclusivo della nazione. Il reddito di cittadinanza sarà in manovra. Quasi a sorpresa, nel corso del suo intervento alla Confcommercio, il ministro dell'Economia Tria anticipa il contenuto della nota di aggiornamento al DEF che sarà presentata domani. Sarà una manovra di crescita e non di austerity, ha detto Tria, chiarendo che è necessario dare un segnale ai mercati finanziari, ma senza chiedere troppo, perché altrimenti si rischia di pagare in interessi quello che si guadagna. Parole indirizzate a 5 Stelle e Lega, che in vista della legge di bilancio continuano a fare pressing sul ministro perché allarghi i cordoni della borsa e alzi l'asticella del deficit concordata con Bruxelles, così da esaudire le promesse fatte ai rispettivi elettori. Al di là delle etichette, sono previsti interventi per affrontare il problema sociale, come appunto il reddito di cittadinanza, ha confermato il ministro, che si dice comunque ottimista e pronto a fare del suo meglio per mantenere i conti in ordine e favorire la crescita economica. Il primo impegno del governo, sottolinea, sarà impedire l'aumento della pressione fiscale. Si comincia con le imprese e poi nei prossimi anni toccherà le persone fisiche e sterilizzare le clausole di salvaguardia dell'IVA. Il passo successivo sarà quello di accelerare l'uscita dal lavoro degli anziani a vantaggio dei giovani e poi ancora il rilancio degli investimenti pubblici attraverso la semplificazione dei meccanismi amministrativi e modifiche del codice degli appalti. L'obiettivo del governo, spiega, è eliminare il differenziale di crescita con l'Unione Europea. Nel primo anno ci proponiamo di dimezzarlo, dice, e poi di eliminarlo negli anni successivi. Tria conferma di non temere pressioni e minacce da parte delle forze che sostengono il governo. Con emozione ho prestato giuramento, oltre alla fedeltà alla Costituzione, la terza frase del giuramento riguardava il fatto che giuravo di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri.
Parole che arrivano a poche ore dall'ultimatum lanciato da Di Maio dopo il vertice con tutti i ministri 5 Stelle, convocato proprio per fare il punto sulle richieste del Movimento. Se la manovra non sarà coraggiosa, il Movimento non la voterà. Coraggio per il Vice Premier. Significa reddito e pensione di cittadinanza, revisione della legge Fornero con quota 100 e risarcimenti ai truffati delle banche. A dargli sostegno il Premier che da New York dice: non dormo la notte se la manovra non sarà equa. La crescita economica ci spetta di diritto, spiega Conte, che assicura: stiamo lavorando ad una manovra economica che conterrà misure di giustizia ed equità sociale. Le persone in difficoltà sono il nostro primo pensiero. Allora, naturalmente, dicevamo, ci sono gli occhi dell'Europa. D'altronde il commissario europeo Moscovici è stato chiaro nelle ultime ore: l'Italia deve rimanere paese credibile all'interno dell'euro, e ha parlato di quel tetto, quello del 2% che non va sforato. Il disavanzo deve restare sotto il 2%, e nel giro di poche ore gli ha risposto in modo anche ironico il vice premier Di Maio. Ha detto, quando Moscovici era ministro dell'economia, ha abbondantemente sforato il 3%, violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare, dunque non venga proprio lui a farci la morale. Ma poi ci sono i numeri, sono quelli che riguardano anche il nostro PIL. Le stime che peggiorano, le ultime di pochi istanti fa, sono proprio quelle di Standard & Poor's, che taglia le stime del PIL italiano all'1,1 per l'anno corrente, il 2018. È un po' quello che è emerso anche dall'assemblea oggi di Confcommercio, quella a cui era presente Tria. Davanti a Tria parlato il numero uno di Confcommercio Sangalli, evidenziando proprio queste sottostime del PIL e un quadro in cui la sostenibilità della manovra è indispensabile, così come non toccare l'IVA. L'allarme sul rallentamento dell'economia italiana lo lancia la Confcommercio, che taglia le sue precedenti stime di un decimo di punto del PIL. Quest'anno si chiuderà con l'1,1% e nel 2019 non supererà il punto percentuale. Partendo da questi numeri e alla vigilia della presentazione del DEF, l'Associazione dei Commercianti, che rappresenta quasi 2 milioni di imprese, chiede al ministro Tria e al governo di trovare la sintesi tra misure per sostenere la crescita e quelle per tenere in ordine i conti pubblici. La lista dei desiderata dei commercianti inizia con la richiesta di abbassare le tasse, denunciando quel 42% di pressione fiscale che soffoca le imprese, e poi col dire no all'ipotesi circolata in questo periodo di alzare selettivamente alcune aliquote dell'IVA. Il primo passo è evitare qualsiasi aumento dell'IVA. Insomma, è necessario incrementare la fiducia offrendo a famiglie ed ad imprese una credibile prospettiva di crescita. Sull'IVA non si tratta e non si baratta nessuno scambio tra più IVA e meno IRPEF. Errori da evitare, mette in guardia Sangalli, che sottolinea come l'aumento delle aliquote colpirebbe i consumi già deboli e avrebbe come effetto quello di gelare la domanda interna, con ricadute negative sulle famiglie con redditi bassi, oltre che sulla crescita del PIL. Né gioverebbe al contrasto e al recupero dell'evasione di questa imposta, che secondo la Commissione europea porta l'Italia al primo posto in Europa, con un buco da 36 miliardi di IVA non versata alle casse dello Stato. E poi anche sulla flat tax, la tassa unica per tutti i redditi, Confcommercio dice la sua. Non convince troppo, visto che Sangalli invoca una riforma complessiva delle imposte sui redditi personali, rispettando il principio di progressività. E poi c'è il capitolo che riguarda i migranti, quella mancata condivisione ormai evidente a livello europeo, altro che cooperazione internazionale. Ci si muove a strappi, soprattutto come nell'ultimo caso, quello della nave Aquarius, che di fatto sembrava un vascello fantasma in giro per il Mediterraneo dopo il ritiro della bandiera panamense. È comunque una delle poche navi che ancora salva migranti, ne aveva 58 a bordo, sbarcati a Malta. C'è l'accordo di 4 nazioni, ma lo scontro ripropone soprattutto il botta e risposta tra Italia e Francia, e poi uno scollamento di tutti i paesi dell'Unione che vogliono sì mettere mano al Trattato di Dublino, ma sul come farlo c'è disaccordo totale.
Il nuovo scontro Roma-Parigi va in scena a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al centro. La questione migratoria, in particolare il nuovo caso Aquarius, la nave gestita da SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere che con 58 migranti a bordo salvati al largo delle coste libiche ha trovato ancora una volta chiusi i porti italiani e ha dovuto attendere giorni prima che un accordo di redistribuzione tra 4 paesi europei risolvesse la questione. Il primo affondo è del presidente francese Emmanuel Macron, che senza mezzi termini afferma: c'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino. La replica del premier Conte arriva a stretto giro di posta. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, come ci è stato riconosciuto. L'Unione è composta da 27 paesi. Se Macron parla per la Francia va benissimo, l'Italia non ha un problema con Parigi. Insomma, un'incomunicabilità conclamata che, sommata alla irriducibile posizione antimigranti dei paesi del gruppo di Visegrad, rende difficile, se non impossibile, trovare ricette condivise e durature a livello europeo sulla gestione di flussi, in questo momento non certo emergenziali. Tanto è vero che la soluzione del caso Aquarius è arrivata in seguito ad un accordo a 4, anzi a 5, perché di quell'intesa fa parte anche Malta, dove sbarcheranno i 58 migranti dopo essere stati trasbordati su una nave maltese. Poi saranno immediatamente redistribuiti. 10 andranno in Portogallo, 15 in Germania, 15 in Spagna e 18 proprio in Francia, che dunque ne accoglierà la parte più consistente dopo il diniego opposto alla richiesta di attracco a Marsiglia. Proprio fino a Marsiglia invece proseguirà l'Aquarius nel porto francese, infatti la nave dovrà regolarizzare la propria posizione dopo la decisione di Panama di ritirarle la licenza marittima e la bandiera di navigazione. Intanto continua anche la disputa tra Roma e l'alto commissario ONU per i diritti umani Michel Bachelet, che giorni fa aveva annunciato l'intenzione di inviare personale in Italia a causa del moltiplicarsi di episodi di razzismo e di presunte inadempienze italiane in materia di diritti dei migranti, rilievi ritenuti infondati dal nostro paese, come ha ribadito il ministro degli esteri Moavero Milanesi nel corso del colloquio con Bachelet durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con un capitolo italiano che riguarda l'appena presentato decreto Salvini, quello che unisce l'emergenza su immigrazione e sicurezza, le parole che vi do di pochi istanti fa del cardinale Turkson, che è il prefetto di Castero dello Sviluppo che per il Vaticano si occupa di migranti, sono indicative. La legge deve passare in Parlamento, speriamo che ci siano persone che possano pensarla diversamente rispetto al nostro ministro dell'Interno. Intanto andiamo ai traffici legati all'immigrazione clandestina, con il costo del viaggio, 6.000 euro, era il viaggio della speranza per molti migranti dal Bangladesh all'Italia, un passaggio obbligato per chi voleva raggiungere l'Europa dai campi di detenzione in Libia. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Alassio che avevano raccolto la denuncia di un giovane bengalese esasperato dal continuo ricatto dei trafficanti di esseri umani. Passaporto sequestrato, un giaciglio in locali sovraffollati, il cui prezzo d'affitto aumentava di mese in mese. Il traffico di migranti era gestito nella cittadina ligure da un insospettabile commerciante arrivato anni fa dal Bangladesh. Per lui e gli altri connazionali l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Adesso veniamo a Genova, ancora una volta leghiamo Genova all'attesa, quella che il governatore Toti ha definito in queste ore frustrante. Si attende il decreto per Genova, si attende peraltro il nome del commissario, e quel che filtra è che questo decreto ha avuto una serie di problemi, ci sarebbero state almeno 3, 4, 5 bozze riscritte e limate nelle ultime 2 settimane. L'ultima parola nel valzer degli annunci è del ministro Toninelli, che ha parlato di una firma al Colle entro la giornata di venerdì, ma la situazione per ora è ancora di stallo. Il Quirinale attende ancora l'arrivo del decreto su Genova, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre, ancora al vaglio degli organi tecnici del Ministero dell'Economia e della Ragioneria dello Stato, e al centro di forti polemiche. Atteso anche da centinaia di famiglie e imprese, ancora prive di certezza, 43 giorni dal crollo del Ponte Morandi. Eppure il Presidente del Consiglio Conte, 3 giorni fa, in conferenza stampa con il Ministro dell'Interno Salvini, aveva assicurato che entro il giorno dopo il testo sarebbe stato inviato al Colle. Ma ancora nulla di fatto e al Quirinale non è arrivata nemmeno una bozza. I nodi da sciogliere nel decreto su cui stanno lavorando i tecnici sarebbero ancora tanti e riguarderebbero l'indeterminatezza della spesa e delle relative coperture. Nel decreto, infatti, al posto delle
cifre ci sarebbero dei puntini di sospensione, in particolare sui costi da sostenere per gli aiuti alle aziende, per gli interventi nell'area del porto e della zona franca, la deroga sulla legge Madia per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Ieri il ritardo era stato al centro di un duro scontro a distanza tra il Ministero dell'Economia e Palazzo Chigi, con il primo che parlava di carenze nel decreto e il secondo che invece le negava, assicurando che il testo sarebbe arrivato in serata al Quirinale. Su tutto resta la grande questione sul soggetto che dovrà effettuare materialmente la ricostruzione del ponte, che il governo vuole affidare ad un'azienda diversa dalla concessionaria, ma senza revocare nel decreto la concessione alla società Autostrade, che seguirà un altro iter. Autostrade sarebbe comunque obbligata a finanziare i lavori. Su questo punto, revoca e ricostruzione, interverrà il ministro Toninelli nel pomeriggio alla Camera nel corso del question time. Intanto, a sintetizzare tutti i malumori verso gli organi di controllo del MEF, ci pensa il sottosegretario ai trasporti, Edoardo Ricci, che arriva ad ipotizzare ritorsioni e dice: c'è l'intesa tra le forze politiche e la Presidenza del Consiglio si è esposta. Ho parlato con Di Maio, con Salvini, con Toninelli, con Giorgetti. Sul merito siamo tutti d'accordo. L'intesa c'è e questo ritardo non è accettabile. Punto. Mi auguro che nessuno all'interno dello Stato utilizzi le sue posizioni per ritorsioni o altro. La difficoltà poi è chiara, passare dagli annunci politici a delle norme concrete, ben scritte, soprattutto dall'individuazione di coperture effettive, ed è un po' la trafila che segue con irritazione crescente anche il governatore Toti, così come tutte le istituzioni locali che si aspettano il decreto, ma dicevamo anche il nome del commissario, e anche lì è ben chiaro che anche sul profilo Lega e 5 Stelle non hanno trovato un'intesa definitiva. E poi ci sono gli sviluppi dell'inchiesta che riguardano ancora una volta anche le evidenze che emergono sul degrado del ponte prima del crollo. Il nostro inviato. Sale il malumore in una Genova spaccata in due dallo scorso 14 agosto. Viabilità mai così problematica anche questa mattina. Porto in crisi che nella bozza del decreto vedrebbe ridotti gli aiuti da 95 a 20 milioni di euro. Il mugugno, come si dice da queste parti, aumenta nella mancanza di certezze. Il governatore Toti, commissario per l'emergenza a Genova, si augura che il decreto non sia un provvedimento che faccia passi indietro. Ormai, come dire, lo aspettiamo da molto tempo. Credo che si possa fare uno sforzo di pazienza collettivo ed aspettare ovviamente le giuste prerogative del Quirinale, a cui spero che a questo punto, mentre parlo, sia arrivato senza averne tuttavia alcuna certezza. Non vorrei che il malumore diventasse assai peggiore leggendolo, quindi aspettiamo che arrivi e dopodiché ne ragioniamo. La questura di Genova ha diffuso oggi il video integrale della telecamera di Autostrade che inquadrava la mattina del 14 agosto il ponte Morandi dall'uscita della galleria di Ponente verso il viadotto. Nel video si vede transitare sulla corsia di destra il camion verde della Basco e successivamente le auto dirette verso Genova che iniziano a frenare, ma a causa della pioggia fittissima non si riesce a scorgere la parte di ponte che crolla. Il video termina alle 11.36 e 25 secondi, la registrazione si interrompe a causa del blackout elettrico. Intanto il report sulle cause del crollo del ponte Morandi, consegnato ieri dalla Commissione del Ministero delle Infrastrutture, fa emergere dati preoccupanti su quella che è stata la manutenzione del viadotto dopo la privatizzazione di Autostrade. Dal 1982 a oggi sono stati spesi oltre 24 milioni di euro, ma il 98% è stato speso prima della privatizzazione, vale a dire che dal 1999 al 2018 sarebbe stato speso solo il 2%. Sui viadotti, inadeguata la prevenzione, l'accusa del Ministero. Solo ipotesi, controlli in regola, la replica di Autostrade. E se si allungano i tempi della demolizione sul ponte, forse una speranza per gli abitanti della Valpolcevera potrebbe avvenire nella riapertura della strada 30 giugno, quella che costeggia il torrente, che darebbe un po' di sfogo al traffico in tilt da quando è crollato il ponte Morandi. Ciò potrebbe avvenire non appena la procura darà il via libera per la rimozione delle macerie che in parte invadono la sede stradale. La notizia di questa mattina è che il 4 ottobre riaprirà parzialmente la linea ferroviaria sotto quel che resta del ponte Morandi. I binari verranno protetti da un'apposita massicciata. E poi la svolta nelle indagini per quella rapina cruenta e violenta che ha colpito i coniugi Martelli. Padre di famiglia ha detto: tornerò a casa più sollevato e più sereno, perché sono state fermate tre persone, tre romeni che erano pronti alla fuga. Gli elementi nelle mani degli inquirenti potrebbero nelle prossime ore portare anche all'individuazione del quarto componente di quella banda, che sarebbe oltretutto il capo e sarebbe un italiano.
bloccati mentre cercavano la fuga con la stessa auto utilizzata per le rapine compiute con violenza. Sono tre i fermi per la brutale rapina di Lanciano nella villa del chirurgo Carlo Martelli di sua moglie Nivia Bazzan nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sono tre romeni, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Da giorni gli inquirenti li tenevano ad occhio in attesa di una mossa sbagliata. Mossa che è arrivata questa notte, quando a bordo della loro Golf scura, sentendosi ormai braccati, hanno cercato di far perdere le loro tracce, fuggendo in macchina verso il loro paese d'origine. Un breve inseguimento nelle campagne di Lanciano è finito però con l'arresto dei tre rapinatori. In tasca avevano 3.400 euro in contanti. La loro macchina è stata portata in commissariato per cercare nei rilievi tracce che li inchiodino alle scene del crimine. Un quarto uomo sarebbe riuscito a fuggire, mentre si cerca ancora di capire se la banda potesse contare su altri elementi. Tra di loro potrebbe esserci un italiano, un uomo di origine pugliese, così almeno aveva raccontato Massimiliano Delle Vigne, un commerciante rapinato il 5 settembre 2017 da un gruppo di criminali e diventato teste chiave dell'inchiesta. Nel racconto di Martelli in quella notte di terrore e violenze aveva infatti trovato delle analogie con quanto gli era successo. Le modalità brutali della banda gli avevano riportato alla mente la rapina subita e come fosse avvenuta. Altri quattro episodi criminali erano stati poi ricollegati dagli investigatori alle azioni di questa banda. Nel marzo scorso un tabaccaio della zona era stato rapinato e i criminali gli avevano amputato un dito. Nel caso dei coniugi Martelli il gruppo aveva amputato il lobo dell'orecchio alla padrona di casa. Il cerchio si è allora stretto intorno agli uomini fermati. Questa notte sarebbero residenti in una palazzina in corso Roma, pieno centro di Lanciano, dove da ore decine di inquirenti lavorano per cercare ulteriori indizi e forse le armi utilizzate per le rapine. La notizia mi rende più sereno e mi restituisce una maggiore tranquillità nel rientrare a casa. Adesso davvero non vedo l'ora. Le prime parole del chirurgo aggredito nella sua villa pochi giorni fa alla notizia dell'arresto dei presunti colpevoli. In primo piano resta ancora la situazione drammatica tra le province di Pisa e Lucca, con le fiamme ancora alte, il vento che dovrebbe dare una tregua non l'ha fatto nelle ultime ore ed ecco qui dunque il risultato, quelle centinaia di ettari distrutti dal fuoco e dai roghi, soprattutto alla sorte di centinaia di sfollati che non possono ancora raggiungere le abitazioni e soprattutto ancora una volta, non è la prima, non sarà l'ultima nel nostro paese, l'evidenza di roghi appiccati in modo doloso. Il vento finalmente ha diminuito la sua forza. Sui monti al confine tra le province di Pisa e Lucca il fronte di fuoco rallenta ma continua a devastare il Monte Serra e dintorni da lunedì notte. E tuttavia ora può essere domato. Forse, ipotizza il presidente della regione toscana Enrico Rossi, in giornata usciremo dall'emergenza. Nelle ultime ore le fiamme avanzano più lentamente, si lasciano alle spalle quasi 1.000 ettari di devastazione e almeno 700 persone evacuate dalle varie frazioni. 120 vigili del fuoco con 6 Canadair, diversi elicotteri e decine di mezzi incalzano da 40 ore la morsa del rogo che sta divorando boschi, vigneti e oliveti e cercano di circoscrivere l'incendio che è arrivato nella zona di Vico Pisano. Le ultime aree interessate dalle fiamme sono quelle di Montemagno. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per rogo doloso. Nel bosco sono stati ritrovati inneschi di incendio rudimentali in punti diversi che fanno pensare a più mani criminali. Del resto la zona è vittima di roghi dolosi da mesi. Sono terroristi, accusano gli abitanti della zona, non chiamateli piromani, anche se la ragione che può aver spinto alla devastazione è difficile da immaginare. C'è una legge infatti, ricorda il governatore della Toscana Rossi, che impedisce di costruire nelle zone distrutte dagli incendi. Certo, chi ha lasciato divampare le fiamme ha scelto con cura la sera giusta, con un vento fortissimo che batteva un sottobosco asciutto dove da settimane non pioveva e nuovi sospetti focolai continuano a spuntare, come quello che nella notte scorsa è divampato nel comune di Massarosa, una zona palustre dove i mezzi dei vigili hanno fatto fatica ad avanzare, danneggiate alcune capanne di pescatori sul lago di Massacciucoli. Si sospetta anche qui una mano criminale. Ci vorranno intanto almeno 15 anni per ricostruire i boschi distrutti in Val Graziosa, 10.000 olivi bruciati. La regione ha già stanziato con un decreto 200.000 euro e ci sono le condizioni, ha detto Rossi, per chiedere l'intervento dello Stato. L'emergenza ora è ripulire i boschi dai tronchi inceneriti e creare degli argini, dice il presidente della regione, per impedire che le piogge autunnali dilavino le aree dei monti pisani lasciate nude dalle fiamme.
L'abbiamo sentito nel corso del telegiornale, il botta e risposta molto duro nei toni tra Francia e Italia si è consumato all'Assemblea Generale dell'ONU, dove c'è il Presidente Macron, c'è il nostro Premier Conte, peraltro al debutto a Palazzo di Vetro, ma naturalmente lo scontro più evidente è stato tra la visione multilaterale di Macron e quella assolutamente sovranista di Donald Trump, protagonista assoluto nel suo intervento in cui ha sollecitato apertamente tutti gli altri paesi a seguire l'America, la sua America, suscitando reazioni anche inaspettate per certi versi. Non era mai successo che un presidente americano all'ONU facesse ridere, perlomeno che lo facesse senza averne l'intenzione. Lo ha ammesso lo stesso Donald Trump, per un attimo persino lui sconcertato. Non era questa la reazione che mi aspettavo, ha detto, ma ha aggiunto imperturbabile, va bene lo stesso. Il presidente aveva appena finito una lunga tirata autocelebrativa, il cui succo era: nessuna amministrazione ha mai raggiunto i risultati che ha raggiunto la mia. 40 minuti di discorso che gli sono serviti ad attaccare le posizioni favorevoli alla globalizzazione, a minacciare l'Iran e la Siria, a scagliarsi contro la Cina per la questione dei dazi e a caricare a testa bassa la stessa ONU. Qualche ringraziamento lo riserva solo al leader coreano Kim Jong-un, che resta però sotto sanzioni fino a quando non avrà realizzato il processo di denuclearizzazione promesso. Un discorso esattamente opposto a quello che ha fatto poco dopo il presidente francese Macron, lui invece molto applaudito dall'Assemblea. No alla legge del più forte. No ad ogni forma di nazionalismo, la parola data va rispettata, dall'accordo di Parigi sul clima a quello sul nucleare iraniano, sul quale accordo tra l'altro l'Europa si è impegnata di nuovo sfidando apertamente Trump. Tra qualche ora a New York è previsto l'esordio sul palcoscenico delle Nazioni Unite anche del Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, già presente ieri al fianco di Trump al pranzo organizzato dal segretario generale dell'ONU Guterres. Vogliamo continuare a dare un contributo attivo, soprattutto per quanto riguarda le azioni di peacekeeping, ha detto Conte, che ha cercato per qualche ora di tenersi al di fuori dalle polemiche politiche italiane. Siamo favorevoli all'adesione ad organismi sovranazionali come le Nazioni Unite o la NATO, ma vogliamo contribuire ad aggiornarne nei processi e strategie. Aggiornamenti sulla situazione di Ryanair. Il mercato europeo del lavoro non può essere una giungla e anche Ryanair deve assicurare il pieno rispetto della legislazione come tutte le altre compagnie aeree. Questo è qualcosa che i lavoratori non devono negoziare e che non può neanche essere rinviato a una data ulteriore. È questo il monito rivolto dalla commissaria UE al lavoro Thyssen al numero uno di Ryanair O'Leary in un incontro chiesto dalla compagnia per discutere l'attuale controversia sull'applicazione del diritto del lavoro e sui passi che Ryanair sta intraprendendo. Per Bruxelles le regole sui contratti sono chiare. Non è la bandiera dell'aereo che determina la legislazione, ma il posto in cui il lavoratore parte la mattina e torna la sera senza che il datore di lavoro ne paghi le spese. Il lavoro, torniamo al lavoro in Italia, quello da incentivare, quello che non c'è e quello che sempre più spesso sparisce all'improvviso per ragioni e dinamiche che poco hanno a che fare con la vita, come in questo caso di una sessantina di operai che sono sull'orlo del licenziamento, una zona nel torinese, un sito che produceva prodotti del nostro Made in Italy, familiari per tutti noi, il Caffè Hug, lo Splendid, la produzione va altrove e i sindacati sono sul piede di guerra. Si lavora di giorno, di notte, si lavora sempre e inspiegabilmente ci è stato comunicato la chiusura dello stabilimento. Forse perché i costi da qualche altra parte fuori Italia sono minori. Lavoro da 21 anni in questa azienda e anche io, tra l'altro io ho anche mia moglie che lavora in questa azienda, siamo in due come l'altro mio collega, siamo sconvolti perché fino ad oggi non avevamo nessun tipo di avvisaglia nessun tipo di problema e ci siamo ritrovati catapultati in mezzo a una strada dall'oggi al domani. Tutti a casa dal 1 gennaio 2019, è un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda. Così 57 lavoratori dello stabilimento GDE di Andezeno, vicino a Torino, definiscono l'annuncio della multinazionale olandese, che detiene i marchi Caffè Hug e Splendid, di chiudere e trasferire la produzione altrove. Ancora non è stato specificato dove. Da qui esce caffè tostato e macinato, si lavora a ciclo continuo, giorno e notte, per due dei marchi italiani più famosi in Italia e all'estero. Mai i lavoratori avrebbero immaginato una crisi che l'azienda motiva con il cambiamento dei consumi. È colpa del mercato, ormai si preferiscono le popolarissime cialde alla polvere. C'è un problema di sovracapacità produttiva, dice GDE con un comunicato. Negli ultimi anni la domanda di caffè tostato e macinato ha continuato a calare in tutta Europa.
Europa a causa dello spostamento delle preferenze di tanti consumatori verso i nuovi e più pratici formati a capsule cialde. Ad Adenzeno si è scesi a circa 16.000 tonnellate all'anno di polvere prodotta dalle 23.000 dei tempi d'oro una decina di anni fa, prima che le macchinette per l'espresso entrassero nelle case. Gli operai sono in stato di agitazione. Questa mattina erano davanti ai cancelli, domani un'assemblea. Chiedono la revoca dei 57 licenziamenti. Non abbiamo mai avuto problemi di drastici cali di produzione, niente, nessuno poteva immaginare una cosa del genere. Io lavoro con mio marito qui, anche lei, la mia collega, ha un marito qui. E ci troviamo in mezzo a una strada. La regione Piemonte ha chiesto l'apertura di un tavolo di concertazione. La maggior parte dei lavoratori è qui in questo stabilimento da decenni. In molti casi sono assunti marito e moglie, vivono nella zona. Se i licenziamenti saranno confermati su questo territorio si aprirà una grande ferita. E basta forse il racconto di questa ferita per comprendere meglio quelle che sono le evidenze dell'ultimo rapporto del Censis che riguarda gli italiani. In modo trasversale risultano persone più infelici, incapaci di provare fiducia nel futuro, di investire nel futuro. Hanno la nostalgia del passato, la paura del presente e in molte delle dinamiche quotidiane è presente il rancore. Italia, settembre 2018. Ci sono sentimenti che ostacolano la crescita economica del paese. Il rancore è uno di questi, lo dice ancora una volta il Censis, fotografando l'ultimo fantasma del terzo millennio attraverso risposte a semplici quesiti. Secondo lei, la sua condizione economica migliorerà nel corso del prossimo anno? Il 35% degli italiani ha risposto che migliorerà di più la situazione degli altri. Sale la curva dell'invidia, dice il Censis. Per fare strada nella vita è sufficiente lavorare sodo e conseguire un buon titolo di studio? Secondo gli italiani risulta essenziale la fortuna, le conoscenze, i contatti politici, la provenienza sociale. Per il resto d'Europa, eccetto la Grecia, tutto questo conta molto meno. Crescono anche i pregiudizi verso il diverso. 7 italiani su 10 sono contrari al matrimonio con una persona più vecchia di almeno 20 anni o dello stesso sesso, oltre che a quello con persone di differenza. Religione, in particolare islamica, non si vedono di buon occhio neppure le unioni con immigrati, asiatici o africani. E ancora, per il 70% degli italiani si viveva meglio prima. Nostalgia per il passato, aspettative in calo, disuguaglianze sociali, invidia, chiusura. La crisi che blocca l'Italia non è solo economica ma anche sociale. Un immaginario collettivo infettato dal rancore, spiega il Censis, genera una società debole, chiusa, regressiva, che rinuncia a consumi ed investimenti, motori insostituibili dello sviluppo. Ogni sfida è percepita come una minaccia, mai come una opportunità, afferma il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri, l'opposto dei miti, dei sogni, dei desideri dell'Italia della ricostruzione, del miracolo economico, un progresso sociale interrotto dalla grande crisi del 2008. L'immaginario collettivo ha un impatto concreto nella vita di tutti i giorni perché veicola sogni e necessità e così nella classifica di ciò che si ritiene importante al secondo posto, soprattutto tra i giovani, avanzano i social network, al quarto lo smartphone, la cura del corpo, il selfie che addirittura prevale sul buon titolo di studio, il selfie prima della laurea o del diploma. Ecco la potenza, forse il paradosso del web nell'orientare psicologia e attitudini sociali. E allora ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo con le notizie sportive e gli aggiornamenti tra poco. Di nuovo insieme, vi dicevo, la pagina sportiva, innanzitutto il calcio, siamo in piena sesta giornata, il turno infrasettimanale, il primo della stagione, darà risposte importanti, forse le stesse come si è iniziato per la Juventus che ospita il Bologna, dovrà dare risposte decisamente diverse invece la Roma che ospita il Frosinone, ma per Di Francesco si tratta già di un passaggio determinante per il suo futuro in giallorosso, sembra aver preso una buona scia invece l'Inter che soffre, capace di soffrire in Champions come in campionato, ma visto che proprio in campionato non vinceva San Siro da 5 mesi, il successo contro la Fiorentina è davvero un'iniezione di fiducia per Spalletti. Il terzo successo di fila dell'Inter tra campionato e Champions è il biglietto da visita di un turno infrasettimanale che si completerà tra oggi e domani.
Ancora lontana dal proprio potenziale standard di rendimento, la squadra di Spalletti, con i tre punti ottenuti ieri, mette decisamente in archivio tutte le tribolazioni di un avvio da incubo. Questo è l'aspetto pragmatico. Sul piano del gioco le valutazioni rimangono in sospeso perché anche ieri l'Inter è apparsa convincente solo ad intermittenza, confermando gli attuali limiti di continuità. Merito naturalmente anche della Fiorentina. La squadra di Pioli possiede tutte le qualità e i limiti della gioventù. E anche ieri, dopo aver sfiorato l'impresa, ha pagato leggerezze di un gruppo destinato comunque a crescere. Solo un rigore contestatissimo, realizzato da Icardi, fin lì non pervenuto, ha piegato una Viola trascinata dalla furia agonistica di uno straordinario Chiesa, per poi essere punita dalla disattenzione con la quale i toscani hanno consentito a D'Ambrosio di marcare il 2-1 definitivo. Oggi tocca alla Juve ribadire la propria supremazia in un campionato che qualcuno ha già dato per deciso. Contro il Bologna Allegri confermerà in campo Cristiano Ronaldo. Lo vuole la gente, lo vuole soprattutto CR7 che, causa squalifica, in Champions fra una settimana dovrà invece accomodarsi in tribuna. Il Napoli ha l'obbligo di rimanere in scia. A Torino la squadra di Ancelotti ha vinto e convinto. Stasera contro il Parma c'è da attendersi una riprova fondamentale per il prossimo futuro. Turno delicatissimo per la Roma. La situazione in casa giallorossa è ai limiti del paradosso, con Di Francesco improbabile accusato di una situazione scaturita da una serie di errori in grandissima parte altrui. Una non vittoria contro il Frosinone all'Olimpico sancirebbe la fine di un'avventura che lo scorso anno aveva decretato la santificazione di un tecnico al quale invece ora viene addebitata ogni responsabilità. A rendere le cose ancora più complicate si profila all'orizzonte un derby che sabato prossimo la Lazio, impegnata oggi a Udine, avrà la possibilità di disputare con ben altro stato d'animo. Atalanta-Torino, Genoa-Chievo, Spal-Sassuolo e Cagliari-Sampdoria sono le altre partite in programma oggi. Domani chiusura in serata con il posticipo Empoli-Milan. Ci sono i calciatori, ci sono gli allenatori e poi ci sono i presidenti che cambiano e segnano la storia di tante squadre. Potrebbe cambiare la storia del Chelsea, davvero fortunata e danarosa negli ultimi anni per merito di Abramovic, che starebbe per vendere. Non molla la presa sul primo amore, sul calcio. Invece Silvio Berlusconi pronto a una nuova avventura con Galliani, davvero diversa da quella del Milan. Uno è sul punto di vendere, l'altro di comprare. Roman Abramovic e Silvio Berlusconi, uniti da destini paralleli e opposti. Il primo starebbe pensando di vendere il Chelsea, acquistato 15 anni fa per 140 milioni di sterline. Il secondo è a un passo dal comprare il Monza, club che milita in Lega Pro, valutato intorno ai 3 milioni di euro. L'annuncio ufficiale tra 48 ore. A convincere il magnate russo sono stati gli ultimi guai giudiziari, stavolta provenienti dalla Svizzera. Ecco la storia nei dettagli. 2 anni fa le autorità elvetiche negarono a Roman Abramovic la richiesta di residenza a Verbier, villaggio alpino del Canton Vallese. Ieri, dopo una battaglia legale durata 7 mesi, sono state pubblicate le motivazioni del rifiuto. Secondo la polizia svizzera, Abramovic sarebbe una minaccia per la sicurezza pubblica e un rischio per la reputazione della Svizzera. L'accusa è di aver riciclato denaro sporco e di avere stretti rapporti con la criminalità organizzata. Prima della Svizzera era stata la Gran Bretagna a negare la concessione del visto ad Abramovic in seguito all'inasprimento dei rapporti tra inglesi e russi. Da allora il presidente del Chelsea si muove in Europa grazie al passaporto israeliano, che permette però di soggiornare nel paese inglese solo per 6 mesi l'anno. La prima contromossa di Abramovic è stata lo stop immediato ai lavori di ristrutturazione dello stadio del Chelsea, la seconda la messa in vendita del club londinese. Se l'era calcistica di Abramovic sembra giunta al capolinea, quella di Silvio Berlusconi è invece sul punto di ricominciare. Dopo l'addio al Milan di 1 anno e mezzo fa, il sogno di portare il Monza in A, l'amministratore delegato sarà Adriano Galliani, come ai vecchi tempi, insomma, come quando tutto cominciò. E forse la verità è che questa non è solo una storia di business. In fondo quella del calcio è stata una delle più grandi passioni di Silvio Berlusconi, che fondò la prima squadra, pensate, nel 1963. Si chiamava Torre Scala ed il Nord. L'allenatore era Marcello Dell'Utri. Poi arrivò il Milan, i grandi successi, la crisi, la malinconia dell'addio e ora la voglia di ricominciare qualche chilometro più in là.
E a proposito di sogni e suggestioni, tocca di nuovo all'Italia del volley. Parliamo del mondiale tutto italiano, la Final Six è a Torino, lo sapete. Stasera l'Italia gioca contro la Serbia in un mondiale in cui sono rimaste le sei nazioni più titolate della storia della pallavolo. Nella prima giornata dei gironi a tre, ricordiamo che le prime e le seconde si sfideranno poi sabato nelle semifinali. Gli azzurri fin qui hanno vinto 7 partite su 8 e da 4 mesi che lavorano per giocarne 12 di partite. Naturalmente l'augurio di tutti che la 12esima sia la finale di domenica. Con questo ci fermiamo, naturalmente informazione che torna alle 20, noi che torniamo se volete domani alle 13.30, ora invece c'è Tagadà. Una buona giornata.